Ogni giorno sentiamo parlare di prezzi dell'energia e del gas che salgono, scendono, insomma, è molto difficile orientarsi. Ma le vere domande a cui dovremmo dare una risposta sono: quanto consumo, quanto spendo e soprattutto c'è un modo per risparmiare? Ciao a tutti, sono Francesca e vi porterò con me per vedere di dare una risposta a queste domande. Secondo l'ARERA, un consumo nei mesi invernali di una famiglia tipo che abita al nord è di circa 1400 metri cubi, che equivale addirittura a 250 euro al mese in bolletta, cioè tantissimo. Pensiamo che sono circa 8 euro al giorno, quindi equivalgono a una cosa come 8 caffè. Sentendo questo dato, una persona ovviamente si allarma, ma bisogna ricordare che si fa riferimento a un dato medio. Per sapere effettivamente quanto io sto consumando e se posso risparmiare, c'è a disposizione un nuovo strumento, la web app gratuita di Selectra. Si tratta di MyGas Trainer. Una volta che ci siamo registrati, va inserita la lettura, però i dati più interessanti ci verranno restituiti dopo il secondo inserimento. Quindi cosa conviene fare? Conviene prendere il dato che troviamo sulla nostra ultima bolletta del gas riguardo il consumo e poi il secondo inserimento lo faremo tramite l'autolettura del contatore. Il dato di consumo della mia bolletta, che risale al 31 gennaio 2023, quindi circa 2 settimane fa, corrisponde a 2495,86 metri cubi. Quindi vado a inserire il mio dato e, come anticipavo, non succede nulla. Questo perché va inserita la seconda lettura. Andiamo! Io sono fortunata perché il mio contatore si trova sul terrazzo, quindi è molto semplice da raggiungere. Il mio è un contatore elettronico, quindi basta cliccare qui, aspettare che si accenda e prendere il dato, che in questo caso è 2548,929 metri cubi. Quindi vado ad inserire il dato che ho letto sul mio contatore, controllando che la data corrisponda a quella di oggi. Quindi clicco su inserisci ed ecco che in basso avrò il grafico dei miei consumi, il totale e la media giornaliera, che nel mio caso corrisponde a circa 3 euro al giorno, che sono comunque 90 euro al mese. Cosa posso fare per risparmiare? Beh, ci sono vari accorgimenti che si possono prendere per cercare di ridurre i propri consumi. In questi giorni io proverò a spegnere i riscaldamenti quando non sono a casa e di abbassare la temperatura di un grado. Quindi ci aggiorniamo prossimamente per vedere i miei nuovi risultati.